ragazzi, per la settimana prossima dovete formare dei gruppi e fare una ricerca su una vita sana e notare la differenza tra una vita sana ed una non sana. Andate ragazzi, buona giornata. Ciao, bravo. Raga, ma allora ci vogliamo organizzare per fare questo progetto? Certo, va bene, va bene. Ma a casa di chi e quando? A casa mia, lunedì alle 4. Va bene, ok. Ciao. 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 Giochiamo con la Nintendo? Sì. Facciamo questa ricerca, raga, perché... Va bene. Uno dei più grossi problemi al giorno d'oggi è la mancanza di attività fisica. Tutti sappiamo che fa bene, ma puntualmente la evitiamo perché abituati alla sedentarietà o per il timore che essa possa essere eccessivamente impegnativa. I videogiochi, le patatine, la pizza... Rendere l'attività fisica parte integrale della vostra vita vi aiuta a ridurre il rischio di malattie cardiache. E secondo di tutto questo dovrebbe cambiare la nostra vita. Certo! Un altro aspetto da tenere in dovuta considerazione per avere uno stile di vita è mangiare bene. Per me una vita salutare è stare rilassati sul divano. Per me mangiare una bella torta o una pizza. Per me videogiochi. Ma siete pazzi? Questo è tutto l'opposto di una vita salutare. Raga, mi avete mai provato ad alzarvi da quel divano? Uscire fuori, fare un po' di sport, mangiare una mela. Va bene, sì, cambieremo vita. Ragazzi, siete stati bravissimi, vi meritate un bel 10.